qua è dove hanno fucilato i partigiani, no? Io sono arrivato là, che loro sono arrivati con la camionetta laggiù, erano in due, armati di mitra, e sono venuti su, li hanno portati là. Qua c'era mio padre, che l'hanno preso anche lui e l'hanno portato su là, per fargli vedere che ammazzavano questi ragazzi. Ce n'era uno da 36 anni, gli altri erano tutti 18-20 anni. Erano arrivati due giorni prima da Milano, disarmati perché armi non ce n'era. E non sapevano dove andare, li hanno bloccati e li hanno fucilati qua. Era la mattina del 16 giugno del 44 e le case di Buglio cominciavano a bruciare, si vedevano dei fumi. E mia suocera, essendo sola perché il marito era lontano sul lavoro, ha pensato bene di prendere i suoi quattro bambini e di andare verso le baite di Ur. E mentre si sono incamminati, sono arrivati un po' sopra il paese e aveva due bambini davanti e un ragazzo di 14 anni e la bambina sulle spalle di 2 anni. Dietro si è girata e ha visto che sono caduti. Sono caduti in un lago di sangue. E nessuno, tutti avevano paura perché sparavano su. E allora è tornata lei a prendere anche il ragazzo e li hanno portati in questa baita dove sono morti 3 o 4 ore dopo, dissanguati tutti e due. A sparare c'erano i fascisti in piazza perché avevano messo anche tanta gente al muro, erano lì pronti per uccidere anche quelli in piazza. Il sentiero è stato chiamato Sentiero della Memoria appunto perché l'intento è quello di trasferire il ricordo degli avvenimenti che hanno sconvolto il paese, fare in modo che anche le nuove generazioni raccolgano questa eredità e la trasferiscano a loro volta ai posteri. Il percorso è costellato da diverse stazioni, alcune delle quali hanno carattere storico, altre semplicemente culturale o ambientale, quindi è possibile riconoscere in alcuni luoghi gli eventi e la memoria di ciò che è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale, mentre in altri è possibile avvicinarsi alle tradizioni e alla cultura popolare. Viaggiatore, potrai andare dove vorrai. Puoi girare il mondo, ma troverai sempre la via del ferro, la via della seta, la salita del santuario, la strada della Madonna, il percorso della conoscenza o il sentiero della memoria. Ovunque tu sarai, ti troverai in luoghi che ti obbligheranno a ricordare qualcosa che è successo, qualcosa che c'è stato. E questo perché? Perché la nostra storia, la storia della Terra e la storia delle persone, sono direttamente collegate agli eventi. E senza memoria, la piantina, la carta geografica della nostra esistenza sarebbe sterile.